Ah, ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, facciamo le pagelle e facciamo le pagelle su sulla partita di ieri e raga, però prima di tutto vi ricordo, iscrivetevi al canale, passate anche da Twitch e trovate il link tutto, no, il link l'ho messo ancora in descrizione, dovrò metterlo quando capirò come si mette sti cazzo di link, ragazzi, veramente io più che altro devo un attimo imparare e prenderci, ma metterò anche quelli e anche su Instagram, che non pubblico tanto, pubblico qualche foto, magari buttate lì, vi iscrivete e via, anche e soprattutto al canale YouTube, che io ci tengo tanto. Detto questo, partiamo da Gigio Donnarumma. Sposto più qua così metto bene il vuoto, spazio per mettere il vuoto, gli diamo un bel a nostra regione, gli diamo un bel 6,5, ragazzi. Sul gol c'era poco da fare, perché comunque sul gol, onestamente, è vero che poi ha preso un gol dove poi dopo c'è stata anche quell'azione dove l'arbitro è andato a vedere il VAR se c'era rigore o meno, però onestamente ha fatto una parata assurda, poi dopo, ancora prima ha fatto una parata incredibile, pazzesco davvero, quindi una doppia parata per chiamarla, quindi 6,5. Meritato. Poi abbiamo Kalulu 6,5. Allora, non è Kalulu, è un Kalulu che, devo dire la verità, fa bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Gioca semplice, diciamo che è un giocatore che magari ogni tanto, tipo, anche perso qualche palla, però ogni tanto magari non si perde tanto, però è un giocatore che secondo me, almeno io per mio pensiero, sarebbe anche di tenerlo, cioè di anno prossimo, proprio di tenerlo come secondo, come sostituto proprio, quindi penso che sia un ottimo sostituto di Calabria, quindi penso in questo momento che potremmo davvero tenerlo. Kier, ragazzi, Kier, i 2-7, vi dico la verità perché se lo merita tutto. Onestamente anche Kier, vi devo dire che il 7 che se lo merita, perché ha fatto un intervento, poi c'era fuori gioco, però ha fatto un intervento su Gervinho devastante davvero. Mamma mia, che cazzo di intervento, quello lì si merita 7 veramente, non solo. Poi sul gol era lì, è vero, però c'è stato un po' più di, più che altro c'è stato un errore di Kessié che poi viene ripagata con il gol, e quindi onestamente un'ottima prestazione. Tomori. A Tomori gli do 6,5, 6,5 che, vi dico la verità, Tomori, raga, è un regista difensivo, non c'è idea di palle proprio, cioè è veramente un difensore centrale assurdo, più che, cioè è un regista difensivo e ovunque, sulla parte difensiva, questo giocatore te lo trovi ovunque. Non so come fa, non lo so, però davvero, e fa la differenza, un difensore veloce, si vede la differenza, si vede che comunque è davvero, cioè, che si deve riscattare brevemente, tanto per non allungare, perché sennò faccio un video di 16 minuti come al solito, se mi soffermo troppo. Teo Hernandez si becca un bel 6,5, raga, mi dico la verità, proprio, è vero che è salito anche di più rispetto alla scorsa partita e è stato più attento rispetto alla partita con la Samp, di non fare certi errori. Quindi bravo, davvero. A impostare il gioco, devo dire che non è male, e anche la fase difensiva l'ha gestita molto molto bene per quanto riguarda questa partita. Non gli si può dire niente. Poi abbiamo Kessié che si becca un bel 7,5, secondo me io lo considero comunque per l'ennesima volta il migliore in campo. Raga, che sì, potrei dirvi che è un capitano senza fascia. È un capitano senza fascia. Insomma, l'abbiamo visto anche oggi, un capitano senza fascia. Si merita tutti i complimenti, davvero. Cioè, assurdo. Penso che, ragazzi, io penso che sì, veramente. Poi, a parte che tanti dicono che c'ha i piedi quadri, che non sa tirare, però poi non ha fatto una palla liscia dentro le vette, però. Ma può stare il gioco, è un fenomeno, veramente.
non si può dire niente. Benasser, 6 e mezzo. Allora, partendo dal presupposto che Benasser potrebbe fare di più di 6 e mezzo, è un giocatore che di sicuro può fare molto molto di più. Secondo me forse ha giocato meglio prima del lockdown, quando è entrato con la Fiorentina. Secondo me ha giocato un pochino meglio lì, però intanto c'è stato qualcosina in meno forse, quindi si becca 6 e mezzo, tutto sommato sicuro che può fare di più davvero. Io ho fiducia in Ismael. Rebic 7, è partito alla grande, proprio i primi 20 minuti entrava in aria, insomma cosa posso dire davvero. Poi c'è stato il gol, bel tiro a giro, insomma strepitoso, era con spalle alla porta, è riuscito lo stesso a segnare, quindi bravo veramente. Ha contribuito a 3 punti, perché sono 3 punti ragazzi fondamentali per noi, e non dobbiamo più fermarci fino alla fine del campionato. Siamo sull'ultimo traguardo e dobbiamo andare fino in fondo. Çalhanoğlu, allora è un Çalhanoğlu che è in ripresa. Ho trovato un Çalhanoğlu che mi si ricordava quello del dopo lockdown, anche all'inizio anno, che comunque entra in campo e diventa un leader del centrocampo offensivo, quindi devo dire, ecco, l'unica cosa che posso dire ragazzi, mezzo punto per il giallo, perché si è fatto ammonire, però pure che sì, è uguale, che si 7 e mezzo di dato perché è stato ammonito, però a cambio 6 e mezzo per la munizione, se la vita magari era un bel, lo rotondavo al 7 pieno, però non posso rotondarlo al 7 pieno, purtroppo. Stenemakers, allora, fa bene anche nella parte difensiva, devo dirvi la verità, ma è stato bravo anche a sto giro, devo dire, è stato molto molto bravo a fare l'1-2, al passaggio sull'azione che ha creato il gol di Chiesi, quell'1-2 ha contribuito anche lui, quindi devo dirvi che veramente, allora, non voglio recriminarlo perché io sei buttato lì, magari posso dargli di più, boh, magari aspettate, anzi do 6 e mezzo, anzi 6 e mezzo, dai, facciamo 6 e mezzo, perché comunque cioè tutto sommato ha giocato un pochino meglio le scorse volte, era più sicuro su di sé e niente, ecco, 6 e mezzo, che cavolo. E poi dopo abbiamo Ibra, che gli do 6, ma ragazzi, allora, su Ibra è un discorso diverso da cui parlarne, perché penso che Ibra in questo momento ha iniziato bene, però poi dopo c'è, cioè, Ibra, io ti capisco, però dopo un'ora di gioco ti fai espellere così, non lo so, io veramente. Poi meno male che non ho fatto la live, perché su Twitch, perché se no ti insultavo, è una marea devastante, quindi ma questa roba qua io non capisco davvero perché tu debba fare ste stronzate qua, cioè, perché alla fine poi non lo so cosa hai detto l'arbitro, magari vedremo in settimana se uscirà fuori qualcosa, però no, hai fatto la stessa cappella che hai fatto con l'Inter, scusami, cioè stessa, come si fa a fare cappelle così? Ah, vogliamo stare attenti? Cioè, ma in mezz'ora di gioco può cambiare il risultato in nulla. Queste cose non si possono fare, raga. Ma non voglio più vedervi fare queste stronzate. Pure a Rebic quando l'ha fatto, vabbè, che era a 4 minuti dalla fine, però non basta ste cagate, ragazzi, queste espulsioni inutili. Cioè, poi anche, vabbè, a parte che Rebic ha detto che ha l'arbitro che è scarso, però comunque, cioè, capite bene che aveva ragione, perché poi dopo, nel senso, l'arbitro in Italia è scarso davvero, ma su questo è un discorso a parte. Io ti do 6 così, però, che sennò era 5 per me. Cioè, se oggi pareggiavamo, perdevamo, era 4, cioè. Vai, lasciamo perdere, va. Andiamo avanti, che è meglio. Passiamo ai sostituti, raga. Sostituti, il primo è iniziato è Dalò che si becca un bel 6, politico. Ha giocato più del che altro di contenimento,
perché all'inizio la mister l'ha messo al posto di Selemakers, una posizione un po' più avanzata, poi dopo sostituendolo con Gabbia magari la, diciamo che ha giocato di contenimento e ci stava perché eravamo sopra 2-0 e non voleva rischiare, ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando, ma qui avrei rischiato, quindi mister lo posso anche comprendere. Poi abbiamo Mete, ragazzi, Mete do 6, ma se potrei essere cattivo e dare 5 e mezzo per la munizione che si è fatto ammonire ora, non mi dice niente sto giocatore, ragazzi, continua a non dirmi niente, io per il riscatto sono per il no, lo sapete, sapete come la penso io, cioè io più che altro Mete non lo riscatterei. Allo stesso tempo manco da lot, cioè da lot alla fine io poco niente, cioè non mi dice niente. Anche da lot è vero, da lot a qualche partita ha contribuito, fa a degli alti e bassi, ma non serve altro. Io penso che abbiamo in casa un terzino come Kalulu e ci vada bene per quanto riguarda il parto dei terzini, però su questa cosa avremo modo tutta l'estate di parlare di queste cose, di calciomercato. Poi ripeto, Mete non è un giocatore che lo riscatterei in questo momento, se devo pensare di dare quanto, ha dato 2 milioni di riscatto, in questo momento mi ha dato 2 milioni di riscatto, penso che 10 milioni più 8 milioni, no, ragazzi, 8 milioni a Torino, no, stiamo scherzando, scherziamo, per favore, io non gli darei questi soldi, poi, non lo so, magari uno lo pensa diversamente. Krunic, sei politico, entra in campo ma fa la sua prestazione e è buona lì, non è che ha fatto niente di che, nel senso, poi i cambi sono stati fatti purtroppo anche alcuni più tardi. Gabbia sei anche lui, ripeto, adesso se do 6 a un po' tutti perché sei politico, ragazzi, quando entra pochi minuti cosa posso dare? Leao do 6 e mezzo perché ha fatto il gol e sono contento perché l'ha fatto non a segnare, spero che si riprenda e che giochi meglio, perché veramente, raga, sto giocatore c'era il potenziale, però cioè effettivamente non è una prima punta, capite, pure se ha potenziale forte, dico queste cose, però non è una prima punta. E su Leo ci sarebbe anche su Leo un video da fare, vedrò, magari prenderò un po' di questi giorni, magari ne parleremo anche di queste cose, farò qualche video in settimana. Vabbè ragazzi, sei e mezzo ci può stare con per Rafa, comunque per il gol fatto, che vabbè era uno contro uno col portiere, cioè se non buttavi giù la porta da lì non so io cosa facevi, ma gli devi buttare giù la porta, non puoi sbagliare. Sì, un vero attaccante. Mister Pioli, 6 e mezzo, raga, perché come ho già detto ieri, per chi non ha visto il video, ci sono delle cose che sono d'accordo e altre che non sono d'accordo. Non sono d'accordo sul fatto che i cambi vanno fatti prima e devo dire la verità, sono d'accordo anche che magari avrei messo un Leo un pochino prima al posto di Çalhanoğlu, visto che era ammonito, ovvio. Theo Hernandez difficile lo toglievi anche che sia alla fine, quindi anche lì non è che perché comunque anche se erano ammoniti, ma tu da togliere due giocatori fondamentali già è difficile da cambiare, magari sostituendo, mi riferisco, però ci stava magari metterlo un pochino prima Leao, poteva fare giocasse lì con Davis avanti. Le cose che mi sono piaciute invece è che ha giocato subito di contenimento inserendo da Low, che comunque ci sta come scelta, e ragazzi eravamo sopra 2-0, poi abbiamo subito il gol e lì mi sono veramente lì, ho cominciato la partita, la parte della sofferenza che veramente era incredibile, cioè io ho detto veramente non finisce più, poi a parte che poi l'arbitro ha dato 5 di recupero, io veramente sembra che lo facciano apposta, ogni cosa, ogni gol che facciamo devono controllare, vedere se c'è qualcosa che non va bene. A me questi arbitraggi qua veramente non li sopporto,
sono sincero, quindi vabbè. A squadra gli do 6 politico, anche a squadra 6 politico, ragazzi. Siamo in ripresa, sì. Potevo dargli di più, sì, forse. Però non mi è piaciuta la prestazione, ragazzi, non mi è piaciuto come abbiamo giocato. Abbiamo su alcuni tratti della partita abbiamo giocato persino bene, ma ci sono stati anche dei tratti negativi della partita. Cioè abbiamo cominciato, abbiamo giocato bene all'inizio, che abbiamo comunque siamo andati in avanti bene, abbiamo subito segnato, poi dopo ci siamo spenti per l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, c'è stato un blackout incredibile, e poi dopo il secondo tempo avevamo dei momenti sì e dei momenti no, cioè c'era una specie di variazione tra giocare e non giocare la palla. Tra l'altro Donnarumma si stava anche facendo male, pensavo, cioè io penso che con tutta la sfiga che abbiamo ci mancava che si facesse male Donnarumma al pollice, spero che non sia niente di grave. Ragazzi, se non lo so, io come abbiamo avuto infortuni quest'anno, ogni partita ne capita una, quindi quello che ci sta accadendo a noi quest'anno è davvero assurdo, mamma mia. Detto questo, ragazzi, sono già 16 minuti di video, mamma mia, oh, non volevo arrivare a 16 minuti di video, mamma mia quanto cacchio parlo. Fate sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale e niente, ragazzi, ci sentiamo, vi rimando al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.